Buongiorno, e dopo Pasqua con gli avanzi dei salumi di Pasqua, per rimanere più leggeri, facciamo un bel casatiello di pasta. Che spettacolo, mamma mia! Anche questa ricettina semplice. Io questa è una bella ricetta svuota frigo con tutti gli avanzi dei salumi di Pasqua. Io ho deciso di fare questo piatto semplicissimo da replicare. Ho tagliato tutti i salumi misti a cubetti a mio gusto e piacimento. Abbiamo messo già la pentola con l'acqua, appena bolle ho utilizzato 700 g di pasta mista. Anche qui ho fatto una pasta mista a mio piacimento, poiché avevo 3-4 pacchettini già aperti, avevano tutti e tre gli stessi tempi di cottura, 10 minuti, e ho deciso di fare una bella pasta mista. Saliamo giusto con un pugno di sale questa pasta, a pasta cotta la coliamo, mettiamo una ciotolina sotto altrimenti l'olio uscirà dal colapasta. Giriamo ogni 10 minuti, facciamo raffreddare questa pasta, abbiamo aggiunto giusto un filo d'olio all'interno, prendiamo 6 uova, mettiamoci un pochino di pepe al suo interno, 50 g di parmigiano e facciamo una bella frittata. Bene, dopo un 35 minuti la pasta a temperatura ambiente si è raffreddata, ci siamo spostati in una ciotola molto più ampia, aggiungiamo i salumi. Mi raccomando, questa operazione deve essere fatta a pasta fredda per non far cuocere le uova. Aggiungiamo le uova in 3 step, poco alla volta, misceliamo per bene con le 2 cucchiaia di legno e infine puliamo anche la ciotolina con un poco di pasta al suo interno. Misceliamo per bene il tutto, mi raccomando, l'uovo deve essere in tutti i punti. Ungiamo con un pochino d'olio questa tortiera e infine mettiamo questa pasta all'uovo. Faremo questa bella frittata di maccheroni gigante. Io questa tortiera ho utilizzato da 28 cm, 700 g di pasta ci stanno giusti, schiacciamo con le mani, mettiamo una bella spolverata di parmigiano e di pepe sopra. Preriscaldiamo il forno a 200 gradi statici, modalità statica, sopra e sotto. A temperatura raggiunta dei 200 gradi metteremo la tortiera giusto al centro. Dopo 30 minuti di cottura faremo una cottura termoventilata per 5 minuti per far sì di avere una bella pasta croccante sopra. E guardate qui che spettacolo, ragazzi! Se non avete la modalità termoventilata, mettete gli ultimi 5 minuti la modalità grill. E guardate qui che spettacolo, ragazzi! Mamma mia, un'esplosione di gusto e sapori. Io nella pasta ho aggiunto giusto un pugno di sale fino, mi raccomando, manteniamoci con il sale, poiché già i salumi misti e il formaggio rilasceranno il proprio sale. Si è sciolto anche quel formaggio svizzero che abbiamo messo al suo interno. Questa la potete portare anche fuori a fare un bel picnic. Ve la fate raffreddare, la mettete nella borsa, tagliate delle fettine e la portate anche a fare la pasquetta o un bel picnic. Bene, lo zio vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video. Ciao!